Un saluto a tutti, un altro piccolo video tutorial per descrivere la funzione di un'altra piccola estensione da scaricare da Google Web Store per implementare la visione dei partecipanti ad una lezione su Meet sotto forma di mosaico. Questa particolare visualizzazione ci permette di avere tutte le caselle di ogni partecipante alla videoconferenza posizionate a forma di scacchiera, tutte all'interno di un'unica pagina. In questa maniera si simulerà la visualizzazione di una classe intera direttamente da un'unica finestra. Come sempre, apriamo il nostro browser Google Chrome. All'interno della stringa di ricerca scriviamo Meet Grid, premiamo invio e scegliamo il primo risultato utile. Entriamo nella pagina dell'estensione in questione, c'è una breve descrizione della funzionalità di questa estensione. Come vediamo, una volta installata questa estensione, tutti i partecipanti alla videoconferenza avranno dedicato una porzione di schermo per aggiungerla. Appunto, andiamo su in alto a destra, scegliendo il pulsante aggiungi, scegliamo di aggiungere l'estensione cliccando su aggiungi estensione. Il browser ci notifica che l'estensione è stata correttamente installata, chiudiamo questa finestra e andiamo ad aprirci un nuovo Meet. Come sempre andiamo sul tastierino dove ci sono tutte le app Google, scegliamo Meet, partecipa e una volta all'interno di Meet troveremo quest'altro comando di fianco a quelli già esistenti di chat e di persone, dei partecipanti. Troveremo quest'altro comando che, attivato o disattivato con un click, ci farà avere quella visualizzazione mostrata in precedenza nelle spiegazioni dell'estensione. Ovviamente adesso sono da solo in questa stanza, ma in presenza di diversi partecipanti avremo quella visualizzazione a mosaico. Posizionando il cursore sempre su questo nuovo comando in Meet, abbiamo anche diverse opzioni. Selezionando questa casella si mostreranno solamente i partecipanti con la fotocamera attiva. Quest'altro, già selezionato, ci permette di illuminare chi sta parlando, si illuminerà il quadratino del bordo della videocamera di colui che sta parlando. Abbiamo anche l'opzione di includere o escludere, deselezionando noi stessi dalla griglia. Possiamo decidere di attivare sempre la griglia in qualsiasi momento noi usiamo Meet e possiamo anche avere la possibilità di attivare una modalità di registrazione della schermata. Con la spiegazione del funzionamento di quest'altra estensione molto utile, Meet Grid, abbiamo terminato. Un cordiale saluto a tutti.